Il primo autore che vi vado a presentare questa sera è un autore che ha parlato molto nei suoi libri editi da Agenzia X Edizioni di una parte della nostra storia che oggi è completamente rimossa, o meglio c'è un tentativo di rimozione forzata. Questo libro è ambientato qui a Torino, si chiama Ragazzi di Barriera e parla della banda Cavallero. La banda Cavallero era una banda di rivoluzionari che dicevano una cosa molto semplice, appunto. La prima rapina era per mangiare, la seconda era per finanziare il partito rivoluzionario, quindi stiamo parlando della storia extraparlamentare del nostro paese. In questa fase così delicata noi lanciamo anche questo tipo di provocazione perché questa storia di Torino in qualche maniera ci appartiene e forse oggi è arrivato anche il momento di discuterne e di rivisitarne la portata, qualunque cosa questo possa significare. Siamo molto felici di averti qui, se puoi portare al microfono così. Viene troppo corto, ma magari. Ecco, così abbiamo sciorinato tutto, perfetto. Potete abbassare un po' la musica cortesemente o stopparla proprio, perché così ci siamo. Grazie. Dunque Claudio, questo libro Ragazzi di Barriera, a cui è seguito da poco I giorni della rivolta, è ambientato principalmente a Torino, quindi la storia appunto di Cavallero, la storia di Dante Di Nanni che tu citi direttamente tra le pagine di Ragazzi di Barriera, ci sono degli stralci dei passaggi che oggi leggeremo che sono particolarmente toccanti. Io volevo chiederti perché questo territorio ha significato così tanto per te e se è frutto di studi tuoi personali oppure se è stato tutto frutto di racconti che ti sono stati fatti. Ma come tutte le cose ti si imbatte casualmente. Io Torino l'ho conosciuto la prima volta durante il maggio dei libri del 2010. E c'era questo percorso sul vecchio tram, quei vecchi tram molto stretti, in cui c'era un attore che leggeva alcuni brani di alcuni libri, tra cui c'era anche il mio vecchio libro, e in quel giro turistico ho conosciuto Torino. Da lì mi sono affacciato in questo quartiere, e mi sono ritornati in mente alcuni ricordi giovanili su certi libri che avevo letto, in particolare L'evasione impossibile di Santo di San Nicola, in cui racconta un po' tutta la vicenda della banda Cavallero, e da lì l'ho ripreso in mano, che avevo ancora nella mia libreria in casa, che avevo comprato da ragazzo, quindi svelo anche quanti anni ho, perché il libro è uscito nel 72, quindi però ero molto giovane. E leggendo quel libro mi ha incuriosito di approfondire l'ambientazione, quindi sono ritornato a Torino, nel quartiere, ho cercato di riviverlo, le vecchie fabbriche, il fiume Stura, ho fatto un po' di paralleli con i percorsi individuali, io pur vivendo a Bologna, comunque anch'io avevo un mio fiume, che si chiamava Sara, era cosa si chiama Stura, ma i ciottoli sono simili, e quindi ho cercato di identificarmi nelle situazioni di ragazzi di quegli anni e in cui aveva a che fare con un certo mondo. Allora, la vicenda di Santo Lothar Nicola emigrato dal meridione da Castellaneta a 14 anni in questo quartiere, con una realtà operaia di un certo tipo, con un partito comunista molto forte, le vicende di Pietro Cavallero, che allora era un dirigente della Federazione Giovanile Comunista, e poi tutte le vicende della banda che forse conoscete o comunque ho cercato di raccontare nel libro, però ambientandolo molto nel quartiere, cosa che finora non era mai stata fatta. Ho cercato di ricostruire una vicenda, una storia reale,
pur romanzato, nel film, però ho cercato di partire da dei dati di fatto. Poi si possono trarre delle conclusioni, certo, di scrivere questo libro come anche questo nuovo, cerco di immedesimarmi nei personaggi, di attraversare gli uomini. È chiaro, vedere adesso a grandi motori come è rotta, dove i vetri rotti, però anche affacciarsi adesso in un ambiente, proprio sbirciare da un vetro rotto, vedere cosa c'è in fondo, che immaginarsi che prima c'era un reparto, che c'erano dei torni, che c'erano degli operai che lavoravano, serve per capire la differenza di oggi, certo, e poi rimandare facendo il paragone con l'oggi, con la nuova immigrazione che viene non dalle regioni d'Italia, ma dalle regioni del mondo, e con una profonda diversità, perché allora i respingimenti erano simili, perché comunque c'erano i cartelli non sapiti meridionali, il disagio per trovare collocazione, l'immaginazione molto simile, difficoltà a trovare alloggi, la lingua, il dialetto, tutto quello che vogliamo. Però la profonda differenza era che allora trovavi un lavoro, anche a fatica, anche da manovale o comunque nei mercati o comunque ancora di più in fabbrica, e c'era comunque una situazione collettiva tendente a una progettualità futura, e c'era comunque un sindacato, un partito forte che, per quanto si potesse criticare, chiunque, anche dicevi tu prima, la fine della banda cavaliera, partivano proprio dal presupposto che il partito non faceva abbastanza per cambiare e via dicendo, però comunque c'era, perché era un riferimento forte, come quando si critica la famiglia, i genitori ci sono, si criticano, scappi di casa, ma comunque il riferimento c'è, è forte e si sente. Oggi non c'è, la profonda differenza è questa, quindi prefigurare quello che possa accadere non me la sento molto difficile, no, certo. Però questo, ecco. Mi viene in mente un po' la poesia di Pasolini, no? Scusami se ti interrompo, Profezia, quando dice no, non ci abitueremo mai agli alieni dagli occhi azzurri, e però lui diceva che probabilmente andranno in giro per il mondo con la bandiera trotskista. Sì, sì. Gli uomini e i ragazzi stavano nei circoli, le donne in cucina, e dalle finestre aperte giungevano gli odori del pranzo in preparazione. Siete in ritardo, disse Piero, che stava preparando i pacchi con l'unità. Arrivammo insieme a due ragazze, Francesca e un'amica, una monachina molto carina che provava una certa simpatia per me. Come sta tua madre? Chiese Piero a Francesca. Piero Cavallero conosceva bene la storia di Fenesia, la mamma di Francesca. Sapeva che cosa poteva patire una donna con il marito in carcere. Non sopportava che la chiamassero la galeotta, quasi a farle pagare colpe non sue. E poi che colpe potevano mai essere? Forse qualche furto per bisogno, quando i ricchi di furti ne facevano ben altri. D'altronde, quando un soprannome si attacca a una persona, poi è quasi impossibile scrollarselo di dosso. Ci avviamo verso Consul Giulio Cesare, con il pacco di quotidiani sotto braccio. Attraversammo una viuzza e da una finestra raggiunse un intenso odore di cibo. Sante riconobbe il profumo di sfrigone, l'inconfondibile aroma della cipolla che sfrigola nell'olio con i pomodori e i peperoni piccanti. Niente come un odore fa riemergere i ricordi. Alla barriera c'erano tanti immigrati dal sud e lo si capiva passeggiando per strada. Da molti davanzali prendevano pomodori legati con uno spago, insieme a collane di peperoncini rossi e trecce d'aglio. Dagli odori delle cose da mangiare a volte si percepisce la povertà, la miseria che traspira, come la puzza di cavolo entrando nelle case. Va nota e andava di persona a chiedere la ragione del rifiuto. E se era un motivo legato a critiche al giornale o alla linea del partito, si premurava di comunicarlo. Si raccolta, e che ovviamente l'impatto dell'immagine è molto più forte, l'immigrazione dal sud negli anni 50 soprattutto, e di dove vivevano le famiglie del sud in questo quartiere. E questo è qualcosa che io mostro sempre ai nostri migranti di oggi, che assolutamente non credono che gli italiani abbiano vissuto questo tipo di immigrazione, e vedere le immagini, ecco perché quando parlava, insomma, mi sono venute in mente queste immagini, perché sono esattamente come le descrivevo, insomma.
abitavano nei sottoscala qua in Barriera di Milano o nelle soffitte, quindi chi fosse interessato, ecco, YouTube è da questo punto di vista una cosa visuale. Come dicevi, come in Cina, giusto? Uno ha filmato con vicini molto interessanti, okay, incentrato sui bambini che a scuola dicevano facciamo difficoltà a imparare l'italiano. Grazie. In quel periodo, negli anni 64, quegli anni lì, sono rimasto un po' colpito da queste vicende, chiamiamole così, fatti tedeschi per riassumere, e praticamente anche emotivamente in qualche modo mi ha segnato. Per cui ho sempre seguito questa storia di queste persone, questi ex Cavaliere, era già avuto, gli altri si potevano ancora chiamare Metazzi. E quando ha fatto le rapine, io ho sempre seguito i giornali, la televisione, eccetera, eccetera, e andando avanti ho sempre seguito, fin quando sono usciti dal carcere, Cavallero è andato a lavorare al CERN, volontario, è una persona che aveva un forte carisma, per cui si è subito trovato con, diciamo così, quello che era un po' il regista del CERN, del volontariato, all'inizio c'era questa cosa qua. Lui è entrato lì con i primi immigrati, ha avuto un certo tipo di... Lui ha portato praticamente in Italia la Big Generation con Jack Hirschman e altri autori. È autore di questo libro molto bello che io ho qui in mano, che mi ha dedicato poco fa, Alfabeto di strada, che è stata una delle mie pietre miliari. Lui viene dall'oralità, quindi da un certo tipo di poesia, da una poesia anche impegnata, che non definiamo civile, perché lui rivendica anche la sua necessità di essere profondamente incivile. È qui con noi oggi Alberto Masala. Le poesie di Sante da galera e le leggeva in pubblico ai tempi. Chiedi a Sante quando lo incontrerai, e sono quello anche che gli ha presentato Gianni Comivega e Ezequiel Schumann, che l'hanno fatto pubblicare negli Stati Uniti. È un vecchio amico, faceva una bella... quando uscì di galera... Vabbè, io ero quello che a cui venivano consegnate le poesie di Sante da leggere alla gente, e io le portavo. Quindi, come il numero uno di Alan Ford, anche Sante non sa ancora, è un mio amico e l'ho incrociato nella vita. Il primo è quello di, correggimi se sbaglio, creare l'attenzione. Quindi ci sono tantissimi poeti che quando cominciano semplicemente dicono ah, ma ho iniziato, non me ne ero accorto. Semplicemente questo. Quindi creare l'attenzione, creare il silenzio attorno a sé, senza urlare, senza fare cose particolari, semplicemente creare il silenzio. Dopodiché il secondo punto era tenere questa attenzione viva, cioè vedere se poi era sorretta anche dalla struttura, dal saper fare poesia, che qualcuno, no, definisce anche, no, i greci chiamavano poien, da fare appunto. E poi, in terzo luogo, una volta che hai questa attenzione, spargere il senso. Giusto? Giusto. Io lo dico di più adesso la raccolgo, aspetta. Vedi, creo l'attenzione cambiando di cambiare. Consta di tre elementi. Il genio dell'intuizione, quello che tu dici creare l'attenzione, io lo chiamo genio dell'intuizione. L'idea, la fulminazione, adesso farò questo. L'aver trovato di cosa parlare. La seconda cosa è mantenere l'attenzione con la tecnica, col mestiere. E lì allora il mestiere subentra solo in quella fase. La prima fase non ha bisogno di mestiere, ha bisogno di sguardo, di coscienza, eccetera. La terza fase è trasportare il senso, cioè spacciare il senso all'interno di questo percorso. Quindi genio dell'intuizione, mestiere per mantenere l'attenzione e trasporto del senso. Se uno di è come un contratto, sapete quando si fa un contratto, secondo il codice ci vuole l'oggetto, la forma e cos'era l'altro, la sostanza del contratto,
cioè non puoi vedere la, la fontana di Trevi, sei riuscito solo a vedere. È uguale l'opera d'arte, cioè tu hai un contratto con la gente che ti sta davanti, ma anche la gente che sta davanti al tuo libro, o la gente che sta davanti al tuo film, o alla tua opera d'arte visiva, e questo contratto devi rispettare. Certo qua. Messaggio. Messaggio. Cosa ti viene in mente con messaggio? Messaggio, guarda. Posso trascurare il libro che hai, se vuoi, adesso non dà fastidio. No, no, figurati. Faccio robe più recenti, quella è roba antica, può anche di 20 anni fa, più. Magari robe più recenti, più inedite, più momento, cioè più di adesso. Messaggio, io non ne ho messaggi, sono, ecco sì, ne ho messaggi, sono un portatore di messaggi, non sono messaggi miei, perché non ho il diritto di parlare di me. Quindi, vediamo, questa è l'ultima roba che ho scritto l'altro giorno, sto preparando un lavoro per Mahmoud Darwish. Ah, non questa, questa ve la leggo per darvi la mia biografia, lui non l'ha detta, e se non fosse chiaro fino in fondo, sono agnostico, ateo, miscredente, e se questo non fosse sufficiente, le cose che io dico totalmente sono inutili al mondo, a questo mondo. Ecco, questa è la mia presentazione. E dunque, questa l'ho scritta l'altro giorno, non l'ho mai letta, nemmeno a me. Il titolo è Mahmoud Darwish, l'ho scritta, no, quell'altro giorno, il 30 marzo, quindi è già anziana. Non ci vedo benissimo, quindi scusate. Anche perché non l'ho mai letta, non la conosco questa poesia. Noi, scusate. Noi che abbiamo le case, dove con scrupolo accurato abbiamo congelato misurate e inservibili cataste di memoria, non la vedo, scusate, ma non la vedo veramente. Me la puoi leggere più, per favore? Non la vedo, Davide, scusami. No, faccio uno sforzo immenso. Me la leggi più, per favore? La prima volta che succede nella mia vita, però. A Mahmoud Darwish, noi chiamiamo le case, dove con scrupolo accurato abbiamo congelato smisurate e inservibili cataste di memoria. Noi chiamiamo le strade che facciamo uscendo dalle case, i soliti percorsi familiari, confortanti e sicuri, noi che possiamo tornare senza fretta. E tornando vediamo tutte le nostre case illuminate aspettarci al silenzio di ogni sera. Noi che abbiamo famiglia, che torniamo in famiglia, assistendo alle vite di famiglia e mangiando in teste di famiglia, e andiamo ai funerali e ai matrimoni, noi con le nostre regole, con le nostre certezze accumulate, come monumentali verità e con le nostalgie, le commozioni e le infinite possibilità, noi che moriamo in letti d'ospedale, con i segni di croce e le cure adeguate, che la guerra è un disagio dal momento alla televisione e ne soffriamo. Poi c'è l'altra notizia, noi, che non ne abbiamo colpa, se c'è un mare di mezzo, se siamo nati qui e qui siamo rimasti, se di là è tutto più infelice e nemmeno parole, se la logica già scrive questa realtà con regolarità crudele, se quella rabbia è sempre sorvegliata dall'oggettività dei fatti che chiamiamo destino, noi che abbiamo le parole sempre troppo in ritardo e anche le bocche per cantare l'evidenza alla quale non avremmo voluto appartenere, noi che scriviamo libri accumulando e a quale prezzo, e poi scrivendo il vuoto dei nostri passi incerti intorno alle parole della farsa, noi potremmo amare una casa che non c'è.
una casa crollata, incertezza. Sapremo dare un titolo all'assenza, all'esilio, alla fame, alla rovina. E intanto quelle voci nel cervello, in un unico canto, Mahmood, lo chiedo a te, ma è così che si scrive un genocidio? Grazie. Ma ogni piano, e ognuno di voi può farlo e lo dovrebbe fare, ad ogni piano piazzo dei poeti, che sono i poeti, io ci ho messo Rimbaud, ci ho messo Patrizia Vicinelli, era mia compagna di strada, ci ho messo tanta gente, e Majakovskij, e poi io sto giù, non abito il palazzo, però me ne prendo cura, pulisco, lucido le maniglie, e la mattina quando scendono si apre l'ascensore, io sono lì alla portineria, o che sto pulendo, spassando per terra, e mi salutano e mi guardano negli occhi. L'unica cosa che chiedo a me stesso è di non abbassare lo sguardo e di non vergognarmi quando rispondo al saluto. E quindi il condominio, e lì io parlo con tutti, parlo con Artaud, con Patrizia, con questo e quello. È un libro che non finirà mai, però parlo con la Zimborska, con questo libro, vediamo Artaud, vi leggo, così capite come lavoro con la lingua. Non sto a menarla sulla questione della lingua, io non sono di matrice di lingua italiana, quindi l'uso della lingua italiana è uno strumento funzionale e nobile che io utilizzo alla massima delle mie possibilità, e però considero le lingue appunto come strumenti espressivi e le utilizzo in modo che vedrete, anche in modo semantico, non solo in modo sonoro o ritmico, proprio anche in maniera semantica le utilizzo. Allora, questo testo io ero andato a fare le celebrazioni artodiane in una grotta sui Pirenei ed ero stato invitato lì insieme a altri poeti, anche grandi poeti c'erano, e si camminava nel ventre della terra, si intitolava Artaud dalle sante stelle della terra, Artaud negli intestini della terra, si camminava nel ventre della terra, si arrivava a questo piazzale dentro una grotta grande come Piazza Maggiore a Bologna o di più, e lì avveniva il festival e c'erano tutti, eravamo portati in montagna col pubblico e poeti, tutti coi pullman dalla piazza centrale di Toulouse, di Tolosa. Allora torno, ed era veramente meraviglioso, no, questo festival. Faccio la cosa, torno a casa, dormo una notte, mi sveglio urlando perché sogno un inferno dantesco con tutti i gironi, e nel girone più alto, dove io stavo qua, da lì vedo passare un uomo e una donna che vengono verso di me. L'uomo era con i capelli neri, lisci, il naso pronunciato, vestito di grigio, il gilet, la camicia. E la donna era Patrizia, la mia compagna di strada, che è una delle più grandi voci del Novecento. E allora arrivano vicino a me e mi fa lui, in francese, ti do ad assessio le tombe san nome. Se le corde si fa seduto, ouvre donc ancora sulle venti che si legasse come sul setternel, danza sulle tombe di senza nome, sui corpi degli sepolti, apri il tuo corpo per assorbire i liquidi che altrimenti andranno dispersi. Mi sveglio, senza capire un accidente di ciò che mi aveva detto, scrivo queste frasi, urlando, ho sognato Artaud, testimone la mia compagna, ho sognato Artaud che mi ha detto di danzare sulle tombe, eccetera. In quel tempo Gilberto Centi, che poi era l'Unterwiese, faceva un dibattito su Repubblica, Niva Lorenzini, Gilberto, tutti intervenivano sulle forme della poesia, mi chiedeva, dice, ma perché non intervieni, perché non parli, parlano tutti, dicevo, me ne può fottere assai delle forme, cioè io non parlo delle forme della poesia. Beh, ammazzano degli indios che stavano pregando in Oaxaca, in Messico, col vescovo Romero,
Contras, li sterminano, appare la notizia nella stessa pagina più o meno vicino dove c'era il dibattito sulla poesia, su Repubblica, lì, la pagina prima, e dopo due o tre giorni scompare la notizia di questo sterminio. Intanto continua il piede di pagina intero il dibattito sulle forme della poesia. Detto no, ragazzi, cioè a sto punto sì, a sto punto intervengo, parlo con un messaggio in cui dichiaro, sintetizzo, che io non scrivo per voi e cambio lingua, no? Mi dimetto dalla vostra cultura. Io scrivo para todos los indios chapanecos que solo saben, e comincio a scrivere in castigliano, in spagnolo, no? Io scrivo per gli indios che sono morti in quella chiesa, scrivo per gli analfabeti, scrivo per quelli che... Non sto scrivendo per voi, ecco, il mio dibattito. E lì capisco Artaud, danza sulle tombe dei senza nome, eccoli i senza nome, danza sui corpi dei sepolti, Artaud, Patrizia, finché li nomino, oggi a Torino non sono ancora sepolti, perché io li sto nominando. Prendi i liquidi, assorbi i liquidi che altrimenti andranno dispersi. Bene, assumo il carico di comunicarvi queste cose, ecco i liquidi. Quindi la metà, la prima metà, c'è molto riferimento, la prima metà è, parla delle forme della poesia, la seconda metà invece parla del prendersi il carico della poesia. Ecco cosa vuol dire la poesia per me, in fondo. Questo è un testo vecchissimo, 20 o 30 anni fa. Monsieur, je vous demande pardon de vous nommer. È da molto tempo, molto molto tempo, 50 anni forse, che è diventato passo, andando, portando questo peso di poesia, questa follia che appassiona dentro la San Gilles de Marmor, o di Fini Royon. Ecco, di patria inesistente, l'arme de pierre sur la table inconnue, parfum de mer qui se rappelle de la douceur du feu, mélodie soufflée dans la maison, divination, incendio et Mayakovsky, nudité qui a quitté notre lit, papillon vierge, comme un cristal sauvage, couteau d'azur dans les froids d'un couvert, côté de l'obsession, tendresse, des mouches, légères, prières, des voiles, flottants, qui regarde le sanglot du souffle pétrifié dans l'alvatro, goutte qui apre la nature en terre, une lucente abondance de Lucrezio, orlement sur la sable, silence des nuages, cri qui me blesse aux cieux dans l'espoir du monde rouge, folie d'aller, et je t'ouvre la route, et je casse les portes de l'Empire, et je tue les gardiens, et non taccio parole rapide e necessarie. Ma il corpo non finisce di volermi frequentare, macchine, muscoli e soldi per affrontare spese. O non sia un corpo a cadere, a dare il nome di un delirio avvelenato di carogna. Io non desideravo entrare fra gli ariani, essere bestia, piena di colpa e libertà di miseria, l'erede pietra da sprofondare in mare per lavarmi. Dovrei avere più nervi da pesare. E tutto aveva ombra, ma non caldo. Et je me ressouviens. Chaque jour, j'adorais l'image, l'apparition de la menzogna del giorno che ancora spinge al mondo creature come mosche e idee feroci come cani creando morti da nascondere. Tu dois danser sur les tombes de San Nome, sur les corps de ces sépultures. Ouvre ton corps pour assommer le liquide qui se dégage comme source éternelle, vertige de misère, d'éternité. L'image, voilà! Mangez la mienne, à vous la gloire du nom, à moi vivant, la mort. E non ho nessuna intenzione di affondare. Sono capace di scrivere per i bambini. E sfido a scrivere per i bambini. E allora, perché l'ho fatto? Perché avevo dei discorsi da fare. E questi discorsi, io ho sempre i discorsi da fare, se no che cazzo scrivo a fare? Cioè, se non scrivo per dire qualche cosa, cosa scrivo a fare? Cioè, io sto bene anche senza scrivere, sostengo che se coltivare cipolle mi desse lo stesso risultato, coltiverei cipolle e non scriverei, tranquillamente, lo giuro, davanti a tutti.
Quindi non è che scrivo, mi do, però scrivo, cioè io so di avere mestiere, io ne ho un casino di mestiere, ok? E lì qualsiasi cretino è capace, basta che studi, cioè cosa ci vuole avere mestiere? E dai uno, ho 70 anni, scrivo quando avevo la carriera elementare, fatemi conto, cioè, se non ho mestiere oggi sarei proprio un coglione infinito, cioè una... il nulla, quindi mestiere ce l'ho, ok? Non ci vuole niente a me mestiere. Volevo fare dei discorsi sulla poesia, ma siccome... Vedi che ti facciamo votare come il Poetry Slam, Facciamo 1 a 10. Votami. No, io no, non voglio loro, io non ti prendo. Pubblico, volete fare il pubblico del Poetry Slam, Ok. No, meglio di no. Questo è un sacrifice, non è un... Vai. Alberto Masa ha detto sacrifice, quindi sa di cosa si tratta, perché c'è anche Arsenio Brav'uomo qua che viene... È un vero sacrifice. Che viene dallo slam anche lui. Allora, sentite perché l'ho scritto questo libro, non è l'unico libro per bambini che ho scritto anche romanzi, cose. Scrivo di tutto, scrivere è un mestiere. Scrivo anche come ghostwriter, anche libri di successo. Tu vai. No, ma io mi vanto. No, era per smontare sta storia dello scriva, che sono buoni tutti se studi. Praticamente oggi non puoi leggere. Allora, qualche notte fa rileggevo Lavorare stanca di Pavese e ne apprezzavo la forza e la resistenza, oltre al fatto che si contrapponeva radicalmente all'idea di bello che si consolidava in quel periodo. Un lavoro davvero coraggioso, mentre Ungaretti intanto pubblicava Sentimento del tempo, creando spazio per quelle tendenze che fino ad oggi hanno contagiato l'arte della poesia in Italia, non mi dilungo. Il problema che vedevo in Pavese era lo stesso che spesso in forma molto più marcata riscontro in Pasolini, una non ancora completa padronanza tecnica del verso che, nella mia lettura, a volte fa cadere la tensione, spingendo a dissonanze e cadute di ritmo. Un verso, a mio parere, imperfetto, Pavese stesso lo diceva, usava la ballata dei colpi di 13, non li sapeva gestire. Vabbè, un verso a mio parere imperfetto, malgrado contenga magnifiche luminosità e geniali intuizioni. Ma la tensione all'oggettività, sebbene sia la cifra cercata e preservata ovunque, a tratti svela la fragilità del canto. Un verso pensato che, pur coraggiosamente funzionale, intuitivo e profondo, ogni tanto non canta, ma dice soltanto. Pasolini, addirittura con molto più insicurezza, adotta la formula della protezione ininterrotta, accompagnando con genio paterno i concetti che di per sé non avrebbero la forza poetica di risuonare da soli. Un discorso lungo, anche questo non ora. A chi vive di poesia come me, si pretende sensibilità tecnica, conoscenza dei fondamentali, orecchio, intuito. E la capacità di leggere, oltre l'apparenza della composizione, anche attraverso il canto e la ritmica. Allora penso, Paraseschi, outsider dichiaratamente omosessuale, che nessun sistema politico né culturale è mai riuscito a inquadrare, proprio un bel tipo, li ha presi in giro tutti, grandissimo artigiano del verso, geniale e raffinato, intelligente e spietato, voglio fargli un omaggio da outsider a outsider. Usando il suo primo metro, il ternario perfetto e tutte le sue evoluzioni, in un momento in cui si continua a chiamare poesia qualcosa che non canta, non ha ritmo, che spesso annoia con i suoi buonismi e i frusti sentimenti ancora atterrati sulle misure de amicisiane. Così nasce Piangete, bambini. Ecco, questo è il side B, il lato B, e questo è il lato A. Il lato B dice ai bambini, dice questo lato non leggetelo perché il mostro della noia vi prenderebbe e vi condannerebbe a dormire immediatamente. Qui invece ho visto che lo leggono anche i bambini. Io volevo fare dei discorsi teorici sulla poesia, non li voglio fare nell'Accademia, pur avendo relazioni anche con l'Accademia, e li ho messi in un libro per bambini, così li fottiamo. Tanto non lo leggo. E vi leggo, allora, questo libro è maniacale, sono cover di Paraseschi,
questa vi leggo, guarda, e poi due ve le leggo, sono brevissime, e poi non parlo più. Però mi piace raccontare, più che leggere poesie. Allora, è una specie di masterclass questa. Allora, tutte le poesie sono o cover di Palazzeschi, rigorose, ed è in internario anche il titolo. Anche il titolo, infatti i bambini dicono, se non sapete la tabellina del 3, uscite. Perché questo libro è tutta la tabellina del 3. 3x3, 3x2, 6 e bla. Allora, questa è la casa di Mara, qualcuno la conosce di voi? No, andate a vederla, è bellissima. Si intitola La casa di Sola. La casa di Sola è sempre strapiena di gente, la solita gente che va per pranzare e Sola prepara ogni giorno. Dentro la cucina del suo ristorante sta Sola piangendo. La bimba ha 6 anni e sta preparando le creme. Da più di 10 anni ha sempre 6 anni in quella cucina affattata. La gente continua a invecchiare e Sola li guarda mangiare. Sono tanti i clienti che vanno per pranzo da soli a mangiare da sola. È sempre la solita gente che vuole mangiare da sola. Quando non facevo le cover, le inventavo, e però in stile palazzeschiano. Adesso sono indeciso di se leggervi Di cosa hai paura o Edipo del cuore. Oppure si è sparsa la voce, anche non è male. Mi leggi il microfono che non ce la faccio a far tutto. Non c'è una... Così le trovo e poi me ne vado e vi non vi rompo più. L'abbiamo rotta durante l'ultimo Poetry Slam, è stato un bagno di sangue. Allora, vediamo, si sparsa la voce oppure Edipo del cuore mi sta parlando. Allora, Edipo del cuore. Ah, le illustrazioni sono di una grandissima illustratrice, Daniela Pareschi. L'anno che le fece aveva vinto l'illustratrice dell'anno in Italia, bla bla. Andate a contare, Edipo del cuore. A Edipo del cuore toccò la fortuna d'avere 3 mamme e non solo una. 3 mamme diverse e molto affettuose, simpatiche, belle e appena un po' ansiose. Se usciva una mamma, 2 stavano a casa e coccole e baci ce n'erano agliosa. Appena svegliato, 3 volte a lavarlo, 3 volte a vestirlo e ad accompagnarlo. Per andare a scuola, 3 volte alla strada, 3 volte stai buono per tenerlo a bada. 3 mamme che urlano, esci dal mare, 3 mamme, 3 prediche da sopportare. Facevano torte, 3 triple porzioni, ma per i capricci erano ben 3 punizioni. Per il mal di pancia erano 3 mele cotte e pure 3 baci della buonanotte. Su, svegliati Edipo, alzarsi, poltrone, ma scotti, hai la febbre, che complicazione. Sei sola? Ma certo, chi vuoi che ci sia? Che bello, sei una, sei la mamma mia. Ma non agitarti, mi spieghi che c'è? Stanotte ho sognato che tu eri 3. Prima di tutto Cristian Sinicco ha avuto l'onere di darmi carta bianca per un articolo di recente pubblicazione sulla sua rivista Argo, Poesia del nostro tempo, anzi adesso Poesia del nostro tempo e Argo, sulla situazione poetica contemporanea. Quindi praticamente è un pazzo, perché quando me l'ha chiesto le ha detto: vuoi scrivere un articolo sul Poetry Slam, visto che adesso si sta facendo tanto Poetry Slam? Sì, Poetry Slam no. E io ho detto no, non me la sento perché non mi va, non sono in grado, non sono un critico. E allora io ho detto, ma sarebbe interessante scrivere qualcosa sugli autori più contemporanei che sono partiti dall'oralità per fare poi un'altra cosa, perché la cosa più importante di questo periodo è che diversi autori che io ho conosciuto anche ai Poetry Slam e comunque in situazioni performative stanno stampando dei libri, e alcuni di questi sono oggi qui
come Francesco Terzago e molti altri. Quindi io vorrei ringraziare Cristian Sinicco per la sua opera di ostinata e cocciutissima discussione, perché Argo, poesia del nostro tempo, è uno dei pochi spazi democratici dove si possa parlare di poesia. Non è molto democratico, è spazio alle visioni di una terra altra, di una terra senza più l'umano, di una terra con degli alieni, di una terra con degli androidi. E la seconda parte del volume è uno spin-off di un testo della prima parte in cui c'è un androide che viene assemblato da delle macchine e in pratica queste macchine lo costruiscono e quindi ricostruiscono il linguaggio ed essendo lui un altro essere non ha le nostre stesse sinestesie. Allora ci sono due correnti. Luca Grigeri a tal proposito ha anche scritto un articolo molto, molto ampio di cui vi parlerà lui stesso dopo, quando presenteremo il numero di Neutopia. Adesso mi dice no con la testa perché dice che non ne vuole parlare, ma insomma lo ha scritto, lo leggerete nel nuovo numero di Neutopia, che parla appunto di utopia concreta e utopia riabilitata. Cioè, da una parte lui dice che l'utopia, quando si realizza, diventa sempre distopia. Cioè, se pensiamo ad Huxley, lui appunto dice in questo suo articolo che ha presagito quello che poi è diventato il nostro mondo contemporaneo, così psicofarmacologizzato, così terrificante, così controllato. Dall'altra parte invece l'utopia riabilitata ci aiuta in un certo senso a camminare, ma non si deve realizzare mai. Tu sei andato già oltre e quindi tu rientri nella corrente, diciamo, se vogliamo, dell'utopia concreta, cioè, perché quando si realizza l'utopia ovviamente c'è l'estinzione dell'umanità, dico bene? Sì, beh, allora, a dire il vero, a me interessava, io ho notato una cosa anche recentemente, no? È una cosa molto banale, ma credo interessante. Quando mostravo a mio figlio appena nato, con un anno di vita, gli alberi e le foglie, e provavo a nominarle, ovvero questa, a parte la capacità quasi immediata di una creatura di assorbire il mondo che ci circonda. E quindi quella sensazione mi ha dato l'idea che noi in qualche maniera potessimo osservare, iniziare a osservare il mondo in un modo, diciamo, diverso da quella che è l'ostinazione della nostra percezione. Alter è il mio nome, non progettano più automazioni, macchine del più che volevano il cielo, macchine del più, voluminose e volanti. Io posso camminare e ho visto una fragola. Nei campi della produzione ha i segni di una ferita. Sarebbe un alfabeto fuori di sé, fino a toccare le sue prime parole. Ha il sapore della bocca, mentre è contro di me. Tocchiamo il suo viola, noi, sbocciati sopra gli occhi. Piove così forte, tu sosta in uno splendido rosa e matura l'idea fino a toccare la magnolia che non sa perché. L'onda luce se ne va, che non sa perché. L'onda luce se ne va. Complicanti e cangianti, siamo stati un uomo deserto di sé. Siamo stati un'esplosione.
Vogliamo essere un grembo tra il prima e il dopo, vogliamo essere una progressione e la risacca che riempie i tulipani, le sue stanze. Tutto ciò si è separato, tutto ciò che siamo, che percepiamo, come i riflessi sul vetro e la madreperla. Tutto ha messo in moto il mare, tutta l'acqua inclina alla violazione di questi palazzi immobili come un codice. Più diventiamo una distesa di azzurro, più segni di luce calcolano il bianco. Adagio il tuo ventre su questo fine, adagio più debole sugli scogli e snaturo. Osservo la forma che si specchia, l'onda si infila nel mare come nella vita. Questo caldo assunto lentamente, riassunto dall'ombra. E se la realtà dovesse frantumarsi del tutto, vetro sul brusio, sulle onde, come tamburi battono sui verdi fondali, le risacche parlano di guanciali densi d'alghe ai pesci infiniti, caricando di legno le cupole superstiti nell'antro dominato dai leoni di fuoco, il pianto lontano di una madre stregata dal destino animato che erode la carne, di anime calde sulla scorza dei monti e mani allattate dai mobili cantori delle ere che intrecciano le brame e le voluttà, quei mostri mitologici. E la nostra parola cade sui sentieri. Il carro della sera parla di misteri. Il pastore narra dei rifugi, di una corte di tarli, il magma delle anime sputa storia dei lembi di una fogna. Beve tutto il sangue da quelle corna, cavalchiamo il ponte della pestilenza sulla lama di una pioggia altera e inesplicabile come la baia incendiata di petrolio sull'esatto ronzio rotante dei motori per cui un uomo si uccide e degenera. E se la realtà dovesse frantumarsi del tutto, come aspettiamo dal resto che accada, attaccando ogni forma di vita, resistendo ad ogni terribile fontana che strappa la scoria di sciami di pensieri che traccia nel vortice il verme delle api e morde la voglia di cupe inadempienze di un futuro visibile e di oggi e di ieri. Io, prima di lei, frantumò tutto e genero. E oggi qui con noi Francesco Terzago. Francesco Terzago è multisensoriale, quindi puoi mettere lui, puoi mettere il suo libro, ci sono un sacco di cose sue. Cominciamo con lui. No, così è bello. Cosa devo fare? No, allora, adesso se vuoi ti faccio qualche domanda. Sì. Io sono disposto a rispondere quasi a qualunque cosa. Comunque, Caratteri è nato da un viaggio, dico bene? Non esattamente, o meglio, Caratteri è una sorta di autofiction ed è un lavoro che raccoglie in sé delle esperienze composite tra l'Italia e la Cina, dagli anni
sede dell'università fino a questo soggiorno di 2 anni nel Guangdong, e poi la parte, diciamo, culminante, il ritorno a casa. Come lo trovate oggi nell'edizione di Viglia Editore, ma in realtà per lungo tempo è stato anche reperibile online in varie forme, e quindi tu hai anche lavorato sulla, in una certa maniera, sulla multimedialità. Vuoi dirci qualcosa a proposito di questo? Io credo che l'esperienza letteraria oggi debba tenere in considerazione i media che sono alla portata, in realtà, di qualsiasi persona abbia un minimo di competenza, diciamo, tecnico e creativa. Per diffondere questi testi, in origine io mi ero mosso pubblicando Fiat Lux, pubblicando una plaquetta autoprodotta in 100 copie che aveva per copertina una scacchiera da 100 caselle, ognuna delle quali occupata dal carattere Ren, che in cinese significa uomo. Di queste 100, una però risultava vuota, e lo scorrere di questo spazio indicava la numerazione delle 100 copie per edizione. Questi testi li ho consegnati a mano o li ho spediti a un centinaio di persone che io ritenevo potessero essere la comunità costitutiva dei lettori dell'opera, quindi per far saltare qualsiasi intermediazione e ristabilire un canale diretto di una microcomunità, di un microgruppo sociale accomunato da questa, solo in termini, diciamo, etimologici, elezione. Ecco, dopodiché il testo, ultimatosi questo percorso, ho deciso di renderlo disponibile nel mio sito internet in un formato brutalista, perché una sequenza di pagine HTML scritte in codice direttamente da me, estremamente minimali nel loro aspetto, diciamo, visivo, curato, nel senso, non una cosa da sito della NASA degli anni 90, fondo bianco, il testo centrato, un carattere comunque con le grazie e la possibilità di attraversare questo testo attraverso degli ipertesti. Sono degli impianti a Carrara con i bracci antropomorfi che, in base a quelli che erano i modelli dei interpreti, sono l'unica testimonianza in una lingua che non sia cinese della sua vita, delle difficoltà anche di vivere in un mondo, quello cinese, che corre molto più velocemente rispetto al nostro, soprattutto se si ha una sensibilità come quella che aveva questo autore sui cifri. Posso fare una domanda? Sì. Posso fare una domanda? A proposito di questo, uno come Bianciardi, no? In un periodo come gli anni 70, che era un altro periodo in cui si parlava di tutti i libri, automazioni del lavoro, eccetera, le macchine ci renderanno tutti scevri dal lavoro, eccetera, eccetera. E poi sappiamo bene come è andato a finire. Seconda metà degli anni 80, lo hai visto Terminator? Certo! Ecco, oggi Schwarzenegger, se non sbaglio, è governatore della California, no? Quindi le macchine stanno vincendo. Francesco Terzago. Grazie. Scusate che sempre... è un testo abbastanza corposo. Ecco. Questo è un testo che riguarda il periodo che ho trascorso in Cina e che oltretutto è entrato a far parte dello spettacolo di poesia sonorizzata che portiamo con i tilanti in giro
per l'Italia. Vorrei dire agli altri passeggeri che mi sono vicini, che spettacolo, che gran spettacolo quest'ala che ondeggia al mio fianco, pare quasi che il suo vertice sia una lama puntata alla giugulare del crepuscolo, ma è un'illusione. Che spettacolo, vorrei che lo sapessero, ma alcuni di loro hanno il viso infilato in un sacchetto di carta, altri stanno soffocando il finestrino con una coperta viola. Qualcuno se ne sta con gli occhi chiusi, fingendo di dormire. Allora me ne sto zitto a contemplare quest'ala. Mi accorgo che è simile al corpo flessuoso di un pesce gatto che sta risalendo la pigra corrente di un canale di irrigazione. È un morbido movimento, una lenta S. A mezz'ora il nostro aereo è scosso in ogni direzione. È cominciato non appena abbiamo concluso il pasto, noodle con piselli e cubetti rosa di carne di maiale. Ho sempre trovato curioso che le compagnie aeree cinesi distribuiscano queste grigie posate di plastica. Sarebbe una scena poco edificante, una baruffa ad alta quota che vede i suoi contendenti brandire bacchette lunghe come spilloni. L'aereo sul quale sto viaggiando per un istante affonda. Ora, un istante dopo, è più giù di alcune decine di metri, centinaia. Un altro istante ancora affonda. È quasi come se questa nostra esistenza avesse lasciato la presa, avesse ritratto delle due la sua mano munifica. Il vuoto d'aria, il vuoto d'aria è un silenzio che si diffonde lungo tutta la cabina, che scende come un balsamo bianco e ci segna la fronte. Anche il ragazzino, tre file avanti a me, ha smesso di parlottare con sua madre, di fare i capricci per il suo tè. Ognuno dei passeggeri stipati con me in questa siringa di metallo nell'aereo della Shanghai Airlines, meraviglioso esemplare di Boeing 767, sta pensando che il senso di ogni cosa stia in quel segreto che risponde al nome di peso. Mentre cadiamo, ci pare di non averne più. Sentiamo qualsiasi cosa dentro il nostro corpo diffondersi e rivoltarsi. Quando alcuni secondi più tardi l'aereo riprende quota, so per certo che ognuno di noi si è gonfiato d'elettricità. Sono gonfio di elettricità, sono un rospo elettrico, sudo elettricità. Ho invocato con le mie preghiere il dio benigno dell'alluminio e ora mi sento gonfio di elettricità. Ala, ala mia, flessuosa come il corpo di un pesce gatto, te ne prego, ala che stai sempre al mio fianco, che sei tutta attorno a me, ala che raggiungi l'orizzonte, che buchi l'orizzonte, che lo fondi, che lo pieghi, che lo intrecci facendone un canestro di scie, ala lubrificata come il corpo di un pesce gatto. Una forza aveva consegnato all'ala una vita apparente, come se lei fosse divenuta per un poco carne e lega metallica, uomo e macchina, nel medesimo istante, nel medesimo luogo. L'ala fu tutta attorno a noi, noi fummo lei, trascesi alle giunture metalliche, ai cilindri idraulici, ai flap, agli slap e agli spoiler. Ogni bullone, ogni singolo bullone, sino al carburante pompato nelle turbine come sangue e i bluastri circuiti elettrici guizzanti. E fu forse troppo facile in quei minuti euforici dimenticare che c'era un altro mondo in attesa al di sotto delle sconvolgenti nubi, un mondo spaventoso e amato. C'era solo l'ala, il tintinnio della carlinga, i motori sagomati dalla velocità. C'erano le nubi ribollenti, come quando, nella torrida estate, uscimmo dimenticandoci il pane a lievitare. Quando la sera tornammo, una massa ribollente aveva inondato il tavolaccio, dandoci prova del fatto che la vita
non basta il principio. La vita è mutamento. No, volevo ringraziare Davide e il gruppo di Neutopia o Neutopia per l'opportunità anche di curare questa mostra e per l'opportunità di presentare. Io è la prima volta che parlo di testi scritti da me, perché generalmente mi muovo in un ambito più attivo, performativo e nei casi in cui mi è accaduto di presentare testi miei ho preparato delle azioni artistiche ad hoc. In questo caso ne avevo preparato uno 2 giorni fa, quindi non potevo ripetermi. E quindi ho chiesto a Cetti, per cui ho scritto una prefazione al suo libro, che sarà presto pubblicato, speriamo, in concomitanza col mio, che lì sul computer ne ho dato a lei dimostrazione, che è presente, anche se ho delle difficoltà molto spesso a riordinare le mie cose. Intanto ringraziamo gli editori di Rainer e di Valdetti per la pazienza che hanno sempre con noi. Io mi sono appuntata delle cose circa i testi di Ivan. Analizzare un testo poetico di Ivan Fassio è come entrare nell'utero dell'intero corpo poetico di Fassio. Vi sono dei punti chiave, come il ritmo che spesso notiamo nelle sue poesie, che varia da un ritmo veloce a un ritmo lento, per poi variare. E a volte mi chiedo da dove nasca tutto questo, questa sospensione che a volte crea nei tuoi testi. In realtà credo che tutto nasca da dalla volontà di scrivere, nel senso che il bagaglio che uno, il bagaglio di lettura che una persona che inizia a scrivere si porta con sé, poi viene pian piano amalgamato a ragioni proprie, esistenziali, fisiche. Non a caso il titolo è Il culto dei corpi, ci sono queste due facce della stessa medaglia. Naturalmente c'è quest'ironia di fondo che fa riferimento al culto dei morti, e quindi il corpo è quello che noi bramiamo ma che è già andato, il corpo poetico, il corpus letterario, il corpo che noi percepiamo, il corpo della presenza in quest'epoca dove poi il corpo molto spesso è morto per una prevalenza dell'apparenza in tutte le situazioni. L'altra faccia è proprio quella del culto, del celebrare, un'assenza, una perdita, quindi tutto si gioca in quella tensione. Giustamente tu dicevi sospensione lenta o ritmica, a volte cadenzata, a volte volutamente sbagliata, dove molto spesso si tende a tenere il residuale come buono per fare questo omaggio alla scrittura intima, confidenziale, diaristica, che a volte entra come, non so, una specie di pastiche letterario e finisce lì. Diciamo la necessità del colore e diciamo il primo aspetto della sinestesia nel momento in cui penso alla poesia, penso innanzitutto non tanto a una struttura formale quanto a una scrittura.
quindi il fatto di confrontarsi con proprio il lavoro del pittore è, secondo me, è fondamentale per iniziare proprio l'esplorazione dell'altra faccia del linguaggio. Ideale per il contesto, queste cose. Di contraffazione i dirupi plasmavano cartacee ondate, mentre putridi impasti carnali asciugavano al nero calore del vento disciolto nel sole, all'ora di ieri, rimescolato. Senza fiato né lineamenti si componeva la donna ferita nel semplice luogo da bende sorretto, l'indicazione d'un dove. Un alito esterno, sofferto e staccato, manteneva la vita. Da altre terre spirava quel canto che più non s'udiva, da umide sponde gemeva, forzata la frazione riproduttiva. Qui soltanto la coppia recitava dell'uguale l'identica parte, l'uomo animale attraccato, stordito e spossato, attendeva la falsa speranza dell'allevamento. Martelli in disuso esplodevano l'ustione dei sensi sulla spiaggia arroccata che non esisteva, l'olfatto tagliava la lingua alla vista. Dall'orecchio di forbice dell'abrasione i polpastrelli stringevano suoni intonati alle palpebre. Dolore, accordare e scordare quel tanto d'oblio ritornava sei volte con gli occhi alla mente, povero umano, taciuto nel sacco. Accasciata, la negra sirena esibiva un foglio di via e la valigia gettata dal porto scivolava in crepe inaudite di cornucoppie meridionali, le reti pescavano spurghi. Si fece una notte arredata con garbo per l'elettrica luce, da un golfo ridotto allo spasmo bollì la risposta ignorata all'enigma segnato da Trinità. Mai sette furono i giorni. Scivolò dal sipario il palco allestito, l'uncino di ferro s'arrugginì e al silenzio di tomba l'effigie sinuosa ristette tra sbarre ossidate a tacere. È bello lasciarsi prendere la mano sulle parole degli altri e sulle opere degli altri, meglio così. Ci segniamo appena per storie e geografia approssimate ad effetto, il mare, poi la strada, intreccio in gola, favola. Di tutta lena si lambicca il pensiero e la vena scava e tuole e appaga in stratagemma di poesia, lieve. Tutto il concetto suona ai tante tra alte grate, dove la corda placa nel vibrare il poco dolore recalcitrante. Trame di tralci, radici notturne, calici su, inarcati steli. Nell'ora del ritorno più risplende un pane nudo da dure mani sbriciolato a saldare l'elegante vanità del pasto. Il resto, sputato in oro, stampato sulla porta, sempre inutile ricordo e gioia, gioia, gioia d'ogni tempo. Punto. Una copertina apposta per spiegarlo, perché vuol dire che caspita è sto limone. Il limone è quella, quando fai i vasi con i fiori, ci metti sempre questi fiori bellissimi, appariscenti, e quella sorta di piantella che, non lo so, è come delle nuvolette di verde, non lo so neanche spiegare bene. Insomma, sono delle piante, delle erbe ornamentali che si mettono lì per abbellire i vasi, però non gli si dà l'importanza di fiori, è sempre una cosa a parte, discreta. Ed era un nomignolo che io davo. Allora, all'inizio questo libro avrebbe dovuto chiamare, quando ho iniziato il libro, più di 3 anni fa, la mia idea era di fare una cosa molto leggera, una serie di poesie racconti sui gatti, che
avrebbe dovuto, perché io sono un gatto, un gattaro, insomma, ho 5 gatti a casa, e fare una cosa in cui, parlando dei miei gatti, parlavo del fatto che fossi arrivato alla mia grande età di 40 anni, che mi porto benissimo, ci tengo a dirlo, vero, vero, sì. La Rosa si è alzata e ha detto, c'erai 40, ecco, mi riporto benissimo. Nel frattempo, però... È vero che tu mi porti bene. Toccami che porto... Nel frattempo, una persona che avevo molto a cuore si è ammalata di cancro ed è morta. E nell'assistere questa persona che moriva, io che sono una testa di cazzo, cioè, invece di dire se la mia rosa, le dice se il mio limonio, perché lì si, facendo la chemio ti dimagrisci, io scherzavo, diceva se come il limonio, io, se eri una rosa ti stai trasformando in un limonio, lei mi diceva solo i poeti non sanno parlare alle donne, cioè io sto così e tu hai anche il coraggio di scherzarci su. E quindi a un certo punto, quando poi questa persona è venuta a mancare, io ho scritto la poesia, che è poi quella che chiude il libro, e ho cambiato completamente il libro, ho buttato una buona parte delle poesie dei gatti e ci ho messo questa poesia che poi è il titolo al libro. E molte poesie, anche se non lo dicono, parlano della malattia di questa persona, quindi ci sono continui riferimenti a ospedali, anche se sono molto discreti, perché non credo nel... o ci sono commenti, non lo so, c'è una poesia che inizia così, morta una moglie non se ne fa un'altra, insomma, c'è tutto un vissuto che dico senza dire, ovviamente, è molto femminile in questo senso. Però siccome non credo nemmeno che bisogna fare i libri per forza tristi in cui ci butti tutti i tuoi magoni, io tendo sempre a fare queste cose un po', queste cineserie, queste giapponeserie un po' agrodolci, ci ho messo, ho eliminato i gatti, c'è un capitoletto, c'è tutta una parte che parla di io che invecchio, 40 anni, la morte di sta persona, io sto male, e tutta una parte iniziale che non c'entra nulla e parla del mio lavoro di editore. Quindi mettendoci tutti i disperati, i poeti di belle presenze, di bella presenza e belle speranze come Davide Galipò, o quelli che improbabili che arrivano a chiedermi. Quindi cioè, inizia con... Io sarei quello di bella presenza e di bella speranza. Tutte e due. E infatti c'è un mio amico che fa l'editor, mi ha quando l'ha visto, ha detto questo libro, come tutti i tuoi libri, è un destino, non si capisce nulla, da una parte dal... Ma io penso che sia così. E deve essere così perché la vita... E non vivono altrimenti che nei versi, le cui vite sono marce o tarlate dalla noia di un umido squallore senza luce. I costipati, i flautolenti e quelli che non parlano di sé, non pestano la merda di nessuno. Non insulsi, che già quando li senti, sai già, sono minori. I poco illuminati dalla fede o dal dubbio. Quelli da una stretta di mano e via, nel buio. Antonio Vito. Grazie. Torinese di origine. 2, 3. Tu no, tu sei di un paese più vicino, sei manco. E volevo iniziare con una poesia nella mia lingua, perché lo faccio sempre, io sono un dialettale di ritorno, cioè a un certo punto girando ho scoperto che non sapevo parlare dialetto, quindi ho detto riscoprirò il mio dialetto per riappropriarmi della mia terra. E quindi comincio con questa poesia che parla anche delle mie origini come scrittore, dove è nato il mio amore per la scrittura. E si chiama Petrus, Petti Rosso, quella ovviamente vi faccio anche la traduzione, perché da ragazzino, anche se adesso non sembra, ero leggermente rossiccio, come il rosso maledetto là in fondo. Grande! E mio padre mi chiamava Petrus, Petti Rosso, e fa così. A chi ne tiene Petrus, lucco le lattane dell'ariete, che io uscivo in Nand e mi spasceva anche su i piedi. Russe pure di la fatica, spasceva i piedi come martite sopra la ferrovia. Ma è la stessa cosa, sembra che va a sera, fatti per l'otto per camperci in rete o a chiarsi una fatica che ti piace. Può? Perché vi sono anche che ne sopra il bagno. Spandere. Che è libertà? E che è capitalismo? Mbarde, che ciò ce l'ho con il Nand per te russe, ma un. Spascio di parole, i maccatevi libri per la fatica, per fare rivoluzione a Pisaid, in assapevo venuto canadiglia, ma peccato in bitto stesso fuga, u can canadiglia spascio un di parole, che so pietro con scarpini, usaccio con i che fatiglie. Si capisce? No, la devo tradurre. Allora, piano piano, Petti Rosso,
gridava mio padre da dietro, che io scappavo avanti a spaccarmi la capa sulle pietre. Rosso, pure lui per il lavoro, spaccava le pietre col martello sulla ferrovia. Non è la stessa cosa, si ubriacava la sera, lavorare per gli altri per campare la giornata o trovarsi un lavoro che ti piace. Poi prendeva sonno piano piano sulla tavola, si svegliava di colpo. Quella è libertà, e questo è capitalismo. Imparo che i ciucci vanno avanti, Petti Rosso, ma il mondo lo spaccano le parole. E gli comprava i libri col lavoro per fare la rivoluzione appresso a lui. E non sapeva nulla che un giorno mi si è acceso in petto lo stesso fuoco. Il canto che un giorno spaccherà il mondo con le parole, che sono pietre da scalpello. Lo so bene io che le lavoro. Il giorno dopo la notizia, era lunedì, già pronto allo sciacallaggio editoriale che in genere si fa quando un poeta muore, passando in libreria ho chiesto quante copie fossero state ordinate dell'ultimo libro di Cappello. Nemmeno una mi hanno risposto, aggiungendo che Pierluigi era grande, ma non quel tipo di personaggio che smuove le masse, che richiama l'acquisto. La voce dei poeti cova nel silenzio e anche lui se ne sta defilato con la sua voce smussata come la ghiaia di fiume, persino qui, nella morte. Quel lunedì in particolare un tale silenzio mi ha commosso. Ricorreva infatti l'anniversario della scomparsa di mia nonna e mi accorgevo come, di quel giorno, si mischiassero nella memoria solo immagini a colori. Le verdi colline d'Africa che stavo leggendo e il rosa del gelato preconfezionato alla fragola di cui lei era golosa, in barba di abete. Il cielo di un azzurro puro, profondo e ancora estivo ai primi di ottobre. Una sorta di sogno kitsch, anche del lutto imminente. Poi le grida di mio zio. Mamma! Mamma! E il silenzio attonito di mio padre che spezzava il suolo. Quando incontri un poeta ammazzalo, risparmiati le battutine e i discorsi accalorati, pieni di riguardo e bei proponimenti, in cui difendi quello che non sai o non leggi. L'unico poeta buono è il poeta morto, e tu contribuisci alla sua storia armandoti di pietre e mazze solide. La storia ti ringrazia, la storia da solista di cui sei protagonista, e il poeta vivo un incidente di percorso. Questo ti comando, risparmiati pietà e vuota giustizia per chi la chiede o vuole, e riconduci il poeta al sangue, al buio, a tutto ciò che la sua fame impone. Un attimo della tua attenzione, mio postumo lettore. Carta straccia, mi dice Paglialunga, leggendo senza amore i miei poeti, con la sicumera di chi fa letteratura a 20 anni, e si offende se gli dico che è un ragazzo, nulla più che un cazzo dritto come tanti. Richiama il suo coetaneo Codignola. Cosa posso offrirti, ragazzino, se non la bocca storta a furia di sorrisi e un cuore inacidito dal dubbio? Nulla che ti basti o che soddisfi il tuo bisogno di affrancarti dal mediocre a cui ti senti condannato dal tuo essere nato, nulla più che un cazzo come tanti, buono per la monta e poi la morte, per esprimere a forza di botte e battutine da stronzetto il disprezzo naturale che preme per scoppiarti nei calzoni alla tua età frustrata dalle parole senza sesso degli altri. Lo guardo Paglialunga e mi rivedo, io che sono stato mio nemico come lui lo è di se stesso, e vorrei dirgli, ne mi azzardo, che è successo anche a me di stare dritto come un cazzo in mezzo agli altri e non capire che per quanto mi gettassi nella mischia, fiero del mio cieco pregiudizio, di uno sterminato amore per la vita, si è comunque destinati a invecchiare nella spietata indifferenza degli altri. Ed è questa la condanna di chi crede soprattutto alla parola, che tutto può essere espresso, racchiuso, persino la parola invecchiare, ma la parola da sola non significa veramente nulla. Demonio, non più il fiore tumido della mia adolescenza distratta, ma scarnificata dall'achenio, qualcosa che si aggrappa a quanto spazio rimane nel vaso, che lotta e si accontenta di un respiro che nutra il suo scheletro d'erba. Sarà forse una conquista dell'età mettere senso al mondo dando un nuovo peso alle cose, scambiare la vanità del tuo corpo pieno con la leggerezza ormai orientale del tuo corpo vuoto. La chiamavo conquista dello spirito e offendevo con la solita mancanza di tatto che mi avresti perdonato. Solo i poeti, mi dicevi, non sanno parlare alle donne. Io sapevo,
ma rifiutavo di capire che morivi. Negavo, scherzavo, negavo, e così tergiversavo sul tuo male, per non dire che ti amavo, che morendo mi avresti spezzato il cuore. Ora ho perso l'occasione di dirti che il limone l'ho sempre preferito agli altri fiori. È la mia colpa che ti confesso, pur sapendo che non si vive di rimpianti. Grazie. Ha dato il via ad un'opera che possiamo definire di prosa poetica sperimentale. A Scatasuna, una spina che non si toglie, Elena Cappai Bonanni viene presentata da Rossana Caterina di Scienza Edizioni. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque huye a la muerte y sonríe detrás del viento mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de poner de rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres, ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás o simplemente fue. Como me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas. Como no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche. El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan. Amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era un anciano. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña. Es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor,
la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Questa era una poesia di un'autrice argentina, Alejandra Pizarnik, che ho deciso di porre all'inizio del libro come apertura alla storia che è Askatasuna, perché lei trattava appunto un po' nella sua prosa e poesia, trattava questo tema della libertà che è espresso dal termine che ho scelto come titolo, Askatasuna, e questo tema lo declinava nello stesso modo in cui io ho scelto di prenderlo in considerazione, della lingua, in particolare del suo aspetto fonetico e ritmico, è una prosa poetica in questo senso. E poi con Rossana, con cui appunto ho fatto un lavoro di editing abbastanza, diciamo, violento. Accomodati. Hai detto diciamo un applauso. Allora, io dico solo due parole per rompere un po' il ghiaccio. Allora, io conosco personalmente Elena da 5-6 anni, credo. Ci siamo conosciute virtualmente tramite Facebook e mi ricordo la prima volta che l'ho letta tramite la pagina che all'epoca aveva e mi aveva subito colpita per questa sua capacità poetica di provocare delle forti emozioni, quello come la poesia dovrebbe secondo me fare, però in lei ho riconosciuto una forza dolce, un ossimoro continuo in tutto quello che esprime. Parliamo appunto di Aska, che sarebbe la protagonista di questa storia, che si muove per le strade di Genova in questo caso. Aska ha già dentro tutte quante le alluvioni. Qualche sono è difficile dirlo quando si spargono sotterranee e senza tuoni. Forse per questo si è fermata proprio a Genova, città sdrucciola, ha più acqua che tetti. Forse per questo quando piove preferisce andare a piedi, l'aiuta a fingere di essersi persa. Se solo quel mare non avesse confini. La signora aprendole dice: ti vedo turbata. Ma no, è solo tutta questa pioggia, troppi pensieri. Le porta anche una tazza di tè e poi non dice più niente. Come sempre si mette seduta, le gambe incrociate. Si è comprato un tappeto nuovo di quelli variopinti, è come una zattera. Aska annuisce, lascia che il liquido scuro scenda e le si annodi tra le pareti dello stomaco, scaldandole da dentro. Poi infila i guanti e diventa come un chirurgo, ma più tenue e più truce. Nessun granello le sfugge. Sa gli anfratti che prediligono. Sa gli angoli, i margini, le fessure, le cicatrici, i polsi, le labbra che prudono. Pulisce a fondo come non sa fare con se stessa. Ci riesce perché mentre lo fa non è lei a guardarsi con quegli occhi di ghiaccio, ma sono invece gli occhi amabili e alieni di quella signora posata con un cuscino che pende leggermente di lato e resta immobile. Un giorno la vedrà mettersi a levitare così dal niente e sarà la cosa più normale di questo mondo e degli altri. Quanto sole spaccato tra quelle ciglia intrinsecamente umide, quanto mar rosso, quante vele ha smarrito. Deve essersi accorta che Aska è distratta. Allora la guarda confusa e torna a dire, ma senza dirlo, ti vedo turbata. Aska la sente,
Continuo a dirle, non ho niente. Sono solo le labbra che frusano come quando sto per piangere. Eppure non sta per piangere. Non è ancora notte. Sono solo le labbra. Che sventura quelle labbra già rotte. Stasera non esce, resta sul balcone da bere alle piante. Guarda di sotto tutte le cose che passano, quella strada un po' straniera che risplende incastonata nel groviglio con le altre, tutte un po' gitane a Genova, tutte un po' tane. Le luci si accendono dalle finestre, sporgono, scaldano un poco, timidamente. Toccano chi è di passaggio, ma senza spezzarsi come certe volte in mezzo alla schiena. Sono luci pigre della sera. A scale guarda, sono ricordi soffici mentre mangia in piedi, più lontana che può dal dentro di casa sua, dalla sua di luce, stinta e meno densa delle altre. Le sfiora appena le spalle senza scendere fino al cuore. Forse non trova la strada. Un po' nera, un po' brilla, appannata nel reticolo delle costole. Dondolando in ciampa si sbuccia i palmi delle mani sulla ghiaia e chiede scusa. Non brilla più, Aska. Ha imparato a lasciarsi così, soffusa. Con le labbra socchiuse, come un piccolo fiore che continua a morire e non muore. Mi chiedo da quanto sono sveglia, profeta, se da prima nel furto potessi rovistare e pronunciarmi, o dopo lo sbaglio medico urlato, ossia una volta gettate le armi, levate le ancore, spostate le anche. Adesso, nel dirmi che gli angeli ci guardano stolti, apprensivi, come interdetti, come insetti stipati nel buco del soffitto, totali. Mai più vivi, noi sotto, allacciati, appesi e irregolari, siamo così storti, e lucidi, ci dicono dispersi. Non sono le tue mani, non è solo il tuo sesso, è qualcosa che continua a rompersi e a risorgere sul mio braccio destro. Sfrigo. Senti, una lisca nautica, una scia povera di luce, risibile, tachicardia approssimativa e irreversibile. Fammi smettere di scrivere, altrimenti le mosche e le moschee, i sanpietrini accesi nei cieli inferociti, le tue fauci, la ritmica disseminata o scelta, il letto aperto in due emisferi che fagocitano strati e millenni, che fagocitano vertebre che versano in stati di incipiente abbandono. Malanni e lingue miste, e sono le 4:20. Rimpiangere i punti, cardinali. Leccateci adesso, cardinali. Legateci in mezzo alle vostre luride messe maniacali. Venisse il tempo a farsi scherno di noi, a ripiangere i vortici, le ali, lo
lo spazio avanza, collassa, ruota, poi si inverte. Tu ti diverti, pastore, taglio, asceta, livido, diventi, pasto edizione, è la tosse, la tosse, la tosse su sfondo bianco, design di interni, incastri, incauti risorgimenti. Ci muoviamo lenti, già che muoversi così abbatte le schiere degli angeli, schiude le cosce, inneggia alla sorte, butta a riva i superstiti. Qui se non c'è, butta andare via, quindi mi autopresenterò da sola. E sono molto contenta di questo festival perché è appunto in una zona di periferia che è Barriera di Milano, che qualcuno all'inizio con il suo libro raccontava essere una storia, un quartiere con una storia molto, molto importante. È un quartiere di migranti, quindi è un crocevia di esperienze e di paesi differenti da sempre, prima dal sud dell'Italia, adesso con le nuove migrazioni da tutti i paesi del mondo. È la zona con il più alto tasso di migranti di tutta Torino. E io insegno al CPA di Via Bologna, che è un pochino più avanti, e quindi frequento questa umanità variegata di migranti che vanno lì per studiare, per frequentare la scuola media e diplomarsi e quindi riprendere un po' le fila della loro esistenza. E questo libro tratta ovviamente vari argomenti, come tutti i libri ci sono molte possibilità di lettura, molti filoni, però questa sera volevo leggervi alcuni testi che parlano proprio di questo quartiere e degli incontri che ho fatto con i migranti. Io anche sono cresciuta in un quartiere di periferia, che però non è questo, ed è il quartiere che si chiama Madonna di Campagna, via Lanzo, quella zona lì. È un quartiere molto periferico perché è al confine con un'altra città che è Venaria. E quindi conosco molto bene le atmosfere di questi luoghi, palazzoni altissimi, nessun negozio, grigiore, e un certo abbandono che non sempre si declina necessariamente in violenza o delinquenza. Per esempio nel mio quartiere non c'era tutto ciò, ma sicuramente rispetto ad altri quartieri più centrali, più vivibili anche, ha questa declinazione di solitudine delle persone che sono sempre molto isolate, non c'è coesione, e anche un certo degrado, anche appunto se non c'è violenza, se non c'è delinquenza, un degrado, un abbandono, un essere lasciati a sé, difficoltà di collegamento, insomma, come se fossero un po' altri luoghi. Vi leggo l'ultimo testo che chiude la raccolta, che è un po' tira le fila del libro stesso, perché l'ho scritto in una via che è qua vicino, che è andata incontro ad una piccola riqualificazione, ed è una via, una piccola traversa che sta dietro una chiesa, sempre in via Bologna, dove c'è un centro culturale che è l'Alma Mater, che è un centro culturale storico, ed è diventata una via pedonale, c'è una pasticceria bellissima, ci sono ristoranti, e sembra un po' un'isola all'interno di questo quartiere. E questa poesia è ambientata lì e si intitola Tutte le stagioni. Il libro ha come titolo Tempo di riserva, quindi questo testo che lo conclude, appunto tirando un po' le fila, parla di tutte le stagioni che il libro ha attraversato. Tutte le stagioni in una metà di giorno, il freddo dell'incontro che si scioglie sotto una pioggia di intenzioni, il cielo sbiadito piano che si sfrangia grigio perla tra le voci dei motori, è un cerotto come una foglia arrossata che tieni tra le dita, te l'ho stretto troppo forte per chiudere al mio sguardo la tua pelle così esposta, lo sbocciare inquieto di ogni nostro passo che converge inevitabile al mio fianco o al tuo,
e ancora il sole caldo che fa capolino sulla faccia mi viene incontro tra i saltelli allegri di un bambino, mano nella mano al nonno, con i capelli freschi di barbiere. Le tue parole e le mie. Questa fede cieca che mi porto addosso e non ti so spiegare. La bellezza, vedi, è esserci una mattina come questa, lungo una strada di periferia che poi diventa un'isola di tavolini, la copia identica di un bistrò francese. Guardare altrove, dentro ogni cosa, immaginare che non conti niente la gabbia di realtà in cui restiamo immobili. In una metà di giorno come questa, credere possibile che ogni desiderio attraversi la litania a memoria delle stagioni e poi riporre in un angolo di occhi tutti quei silenzi che se potessero, sapessi, vivrebbero la vita fino in fondo, invece di provare a scriverla per inventarsi un esito che non sia la corsa trattenuta in direzione opposta. La sicurezza che domani piova, anche se c'è il sole. E questo era appunto un micro racconto di un momento vissuto in queste strade. A lei non capita di sicuro di perdersi tra gli ultimi. Lei è la prima. Reginetta che non teme sbavature, pupilla deliziosa, acclamata su un piedistallo di successi. Lei non conosce il tempo oscuro dell'infanzia, in cui ti cerco con caparbia, così simile a questo scorcio guasto di presente, le stesse vie di fuga eluse, a tappare bocca e occhi, la stessa decadenza lustrata tanto da scorticare il buio, a testa alta tra i marosi della sorte. Tra le tue braccia, lei, non ci sarebbe lo scarto di un minuto. Non può sapere quanto è difficile covare una carezza lungo tutto l'abbandono di una vita, cambiare identità, lasciarsi dietro il male del perdono. Per questo io la invidio. Lei non conosce il senso della resa, il corpo messo da parte, il tempo, questo sconosciuto che gioca a mosca cieca e a ogni inciampo ripiomba nel passato una tagliola. La stessa maledetta convinzione di non poter più risalire il fondo. Straniamento quando si confrontano le abitudini, anche le più banali, e si intitola Datteri a colazione. Datteri a colazione, mi dici, ogni giorno, e io immagino quei piccoli soli morbidi, dolcissimi, che vengono da un'altra terra, in fila indiana tra le tue labbra a passare al vaglio dell'alba, mentre io li snocciolo una volta l'anno nei giorni della festa, quando la neve mi ricorda che sono altrove, persa tra gli abeti incappucciati di stelle in plastica e i lacci di luce sbiancata a intermittenza. Datteri a colazione, ti dico, di rado, perché qui il sole è un ricordo rinsecchito, passato di un'altra vita che non ha conservato memoria. Un'immagine sfocata che tu adesso mi porti in dono. Un Natale improvviso d'estate. Una piccola stretta al cuore. Questo racconta di quando un mio studente mi ha portato dei datteri in piena estate, che per noi sono, diciamo, legati un po' al Natale, e invece lui mi racconta che nel Maghreb e nel Marocco, insomma, si mangiano abitualmente tutti i giorni a colazione, quindi questa cosa mi ha molto colpito e mi ha fatto pensare che le abitudini alimentari sono poi la parte che è sempre difficile cambiare, anche quando ci si trova altrove. Anch'io vengo da una famiglia di migranti del sud e ricordo che noi mangiavamo come si mangia al sud, quindi questo aspetto non è cambiato, anche se sono nata qua a Torino, la cucina a cui sono stata abituata è quella, per cui questo del cibo è un po' l'elemento che resta invariato, se non dopo tanto tempo e dopo che ci sono incontri, per esempio matrimoni misti, eccetera, per cui uno deve andare incontro anche al gusto dell'altro. Quella volta che il sole è caduto per terra con uno sparo di voce, dentro la sua stessa luce colpito forte, sembravano lucciole le schegge che mi cascavano tra i capelli, legati in un nodo. Sembrava la fine di un mondo, ma poi la vita riprende, così dicono, solo meno luminosa e un poco più fredda, scomoda. La voce torna ai suoi silenzi collusi con le ombre, torna a non dire, a dire a metà,
a farsi lieve vento tra le nuvole, che da quella volta mi seguono, premurose, in fila. Non ho capito se, in un corteo funebre, o per darmi l'illusione di essere ancora una sposa, ancora la stessa di prima, in attesa sempre, ancora viva. Grazie.